GLM G4. Di che cosa parliamo? Parliamo di questa bellissima concept car dietro di me che proviene dal paese del Sol Levante. Infatti la GLM, forse non tutti sanno che, è una giovanissima casa automobilistica nata fondamentalmente da uno spin-off dell'Università di Kyoto. Adesso hanno fatto questa concept. Qualche anno fa avevano fatto una piccola sportiva elettrica con autonomia da 300 km. Adesso fanno le cose in grande e a Parigi presentano la G4. Vedete? È una coupé a 4 porte, non 2. 4 porte con un sistema di apertura geniale, lo vogliamo dire? Perché? Perché si aprono verso l'alto, come molte sportive, ma anche quelle posteriori, così chi sta dietro, i due passeggeri dietro, non devono prodursi in strani contorsionismi, possono salire tranquillamente. Poi guardiamo un po' l'esterno, guardiamo che bella questa linea. Sembra quasi che la parte superiore sia appoggiata al posteriore. Non sappiamo se sono anche dovuti a ragioni di aerodinamica, no, comunque ci piacciono veramente tanto. Ma anche lo stile è minimal, non è barocco, non è troppo elaborato, è veramente veramente molto bello. Adesso guardiamo anche l'interno, semplice, con questi bei sedili a guscio belli avvolgenti, gli immancabili monitor per l'infotainment e per la strumentazione, un monitor anche dietro. Ora però parliamo della cosa più importante, ovvero il motore. Anzi, i motori, perché? Perché la GLM G4 ha due propulsori elettrici, uno all'anteriore e uno al posteriore, così possiamo anche avere la trazione integrale. Questi due motori assieme sviluppano 540 cavalli e, udite udite, 1000, e dico 1000, newton metro di coppia, roba che i tombini vengono sparati via quando si parte a cannone. E le batterie, sistemate sotto il pianale così da avere un baricentro basso da vera sportiva e che garantisce quindi una guida ottimale in strada e in pista, permettono di percorrere circa 400 km. Non vi ho detto, i motori elettrici permettono di passare da 0 a 100 in 3,7 secondi. Bene, ma vi piace quest'auto? Arriverà in produzione? Non arriverà in produzione? Diciamo che è pronta per essere fatta. Due anni, tre anni e la GLM G4 sarà un'auto vera, un'auto anche leggerissima grazie al massiccio uso di materiale composito per la scocca e la carrozzeria. I prezzi, quali sarà venduta? Ma non sappiamo, non c'è nulla di certo, diciamo che dovrebbe aggirarsi sui prezzi di una Lamborghini Huracan. Però staremo a vedere fra 2 o 3 anni quando sarà in produzione. Vi piace? Non vi piace? Vi ricordo di dircelo sempre qua sotto nei commenti.